Ciao, oggi torniamo a parlare di intelligenza artificiale e lo facciamo con GPT-4. È stato infatti presentato il nuovo modello la settimana scorsa che andrà a sostituire gradualmente il vecchio modello GPT-3.5 che sta alla base dell'ormai famosissimo ChatGPT. Questa settimana ci sono state tantissime novità in questo settore, per cui se non volete perdere neanche una, mi raccomando, seguitemi su Instagram. Cominciamo! Why do you think it's captured people's imagination? I think people really have fun with it and they see the possibility and they see the ways this can help them, this can inspire them, this can help people create, help people learn, help people do all these different tasks. And it is a technology that rewards experimentation and use in creative ways. So I think people are just having a good time with it and finding real value. Abbiamo ormai imparato a conoscere ChatGPT e questa nuova versione promette davvero delle novità molto interessanti. Non tanto per ciò che è in grado di fare, ma soprattutto perché sono passati pochissimi mesi da quando ChatGPT è arrivato nel mondo, che già ora sta facendo degli enormi passi avanti. GPT-4 non solo è in grado di produrre testi più simili a quelli naturali e di risolvere problemi con maggiore precisione rispetto al suo predecessore, ma adesso, oltre al testo, è in grado di elaborare anche le immagini. La principale novità di GPT-4, come detto, è la sua capacità di accettare input sia di immagini che di testo e produrre di conseguenza delle risposte testuali. Si può dire quindi che è multimodale. Ora come ora, i limiti di questa nuova possibilità, se vogliamo chiamarli così, sono principalmente due. Innanzitutto, non è ancora in grado di produrre immagini, come fanno invece modelli di intelligenza artificiale generativa come DALL-E o Midjourney. Dopodiché, il secondo limite è che, come è risultato evidente in una recente dimostrazione, GPT-4 non è stato in grado di identificare che cosa ci fosse di divertente in un'immagine umoristica. È stato in grado di comprendere il contesto dell'immagine, come è composta e perché è composta così, ma poi non è riuscito a collegarla alle concezioni sociali del linguaggio come avremmo fatto invece noi. A parte questo, però, ha superato brillantemente diversi test. Vediamo insieme qualche esempio di come funziona e in quali campi di utilizzo potrebbe essere utilizzata questa nuova implementazione. Ipotizziamo di mostrare una foto di un cane chiedendo poi di descriverlo. Questa funzionalità apre nuove possibilità per applicazioni come la generazione automatica di didascalie, la traduzione visiva o la creazione di storie illustrate. Ma non solo, e ne riparleremo dopo, con questa nuova capacità è in grado di risolvere i CAPTCHA. Ora anche GPT, potendo riconoscere le immagini, può dimostrare di non essere un robot. Dovremmo cominciare a preoccuparci? Un altro esempio, in questo caso citato direttamente da un giornalista del New York Times e che potreste probabilmente aver già sentito, è relativo alla foto del proprio frigo. Ovvero, il giornalista ha sottoposto all'intelligenza artificiale una foto dell'interno del proprio frigo e in funzione degli ingredienti il chatbot ha proposto due ricette effettivamente realizzabili. Immaginate quindi di tornare a casa dal lavoro e non dover pensare a cosa mangiare, ma dover semplicemente scegliere tra due o più ricette. Ma non solo, in un futuro chissà quanto lontano, magari ci sarà un robot in grado di prepararci direttamente il pranzo in funzione di quello che c'è in casa. Chi lo sa? Passiamo ora ad un campo di utilizzo meno frivolo. Sto parlando infatti dell'integrazione con altri strumenti. Un dispositivo in grado di analizzare e descrivere le immagini, pensate quanto potrebbe essere prezioso per le persone ipovedenti o non vedenti. Esiste già un'applicazione mobile chiamata Be My Eyes, che è in grado di descrivere gli oggetti che circondano l'utente, aiutando appunto ipovedenti o non vedenti a interpretare l'ambiente circostante. Recentemente ha incorporato GPT-4 in una sorta di volontario virtuale, che, in teoria, dovrebbe generare lo stesso livello di contesto e comprensione di un volontario umano. Sarei curioso di sapere da chi l'ha provato se è veramente d'aiuto oppure no. Ma l'analisi delle immagini di GPT-4 va oltre la semplice descrizione dell'immagine in sé. È stato dimostrato infatti che anche solo con un bozzetto disegnato di un semplice sito web, GPT-4 è in grado di scrivere il codice necessario per produrlo. Da quanto risulta dalla dimostrazione, nonostante fosse sicuramente molto semplice, il risultato è stato sostanzialmente quello del bozzetto che gli è stato sottoposto. Funzionava e anche abbastanza bene. Questa nuova funzionalità è veramente molto interessante, chissà quali scenari si potranno aprire in futuro. Ma non finisce qui. GPT-4, rispetto ai suoi predecessori, migliora in tanti altri aspetti, come la capacità di ragionamento o di risolvere problemi. GPT-4 è stato sottoposto ad una serie di test progettati per gli esseri umani, tra cui una simulazione dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato,
alcuni test per liceali e laureati e persino un paio di esami da sommelier. Nonostante non sia riuscito a superare tutto, andando male negli esami di lingua e letteratura inglese, GPT-4 ha ottenuto punteggi di livello umano in molti di questi benchmark e ha costantemente superato il suo predecessore. La sua ampia capacità di risoluzione dei problemi potrebbe essere impiegata in numerose applicazioni del mondo reale, come la gestione di un programma complesso, l'individuazione di errori in un blocco di codice, la spiegazione di sfumature grammaticali a studenti di lingue straniere o l'identificazione di vulnerabilità di sicurezza. Vi riporto velocemente un piccolo esempio di quello che mi è successo qualche giorno fa. Stavo provando a utilizzare un nuovo sistema di intelligenza artificiale per la generazione di immagini sul mio computer. Il problema però è che stavo ricevendo un errore e io non capisco niente né di programmazione né tantomeno di Python, il linguaggio di programmazione con cui è stato scritto il programma. Cosa ho pensato quindi? Ho copiato l'errore, l'ho incollato a ChatGPT e lui mi ha dato una serie di codici per risolvere il problema. Il punto però è che io non capisco niente di programmazione e quindi che cosa ho fatto? Semplicemente gli ho spiegato che io non so niente di programmazione e di conseguenza lui mi ha seguito passo passo spiegandomi per filo e per segno cosa dovessi fare e alla fine ho risolto il problema, in neanche 5 minuti. Veramente incredibile. Il nuovo modello è in grado di interpretare e produrre blocchi di testo più lunghi, più di 25.000 parole alla volta, e rispetto ai predecessori dovrebbe perdere il filo del discorso meno spesso. A questo si aggiunge infine l'aumento nella creatività. Ora è capace di produrre diversi tipi di contenuti artistici utilizzando diversi stili specifici. Sono stati messi a confronto GPT-4 e la sua versione precedente nel tentativo di imitare lo stile dell'autore argentino Jorge Luis Borges nella traduzione in inglese. Il modello più recente ha prodotto un tentativo decisamente più accurato. Chiaramente è necessario conoscere abbastanza bene il contesto per poterlo giudicare, per cui anche solo un laureando potrebbe non capire perché GPT-4 si sia comportato meglio. Ma secondo un illustre professore di inglese, se un professore di quell'ambito di competenza specifico comprende quanto straordinario sia, allora è veramente straordinario e impressionante. Al momento sappiamo che GPT-4, come i suoi predecessori, è stato addestrato su un'ampia massa di dati e questa formazione è stata poi perfezionata da collaudatori umani. Ma OpenAI ha mantenuto riservo su come ha reso GPT-4 migliore di ChatGPT. Non hanno voluto fornire ulteriori dettagli su un sacco di punti oscuri di GPT-4, come per esempio l'architettura, oppure l'hardware, il calcolo dell'addestramento, la costruzione dell'insieme di dati, il metodo di addestramento e via dicendo. Questa mancanza di trasparenza riflette il nuovo ambiente competitivo dell'IA generativa, in cui GPT-4 deve competere con programmi come Bard di Google e Llama di Meta. In ogni caso, sembra che l'azienda intenda condividere questi dettagli con terze parti, che possono consigliarli sul bilanciare la necessità di trasparenza con la necessità di proteggere la propria ricerca e la propria posizione competitiva. Come ho già detto in passato, è bene considerare le questioni sulla sicurezza. Senza barriere, i chatbot più intelligenti hanno la capacità di causare danni importanti. Potrebbero per esempio fornire a un terrorista istruzioni su come costruire una bomba, o produrre in serie messaggi minacciosi per una campagna di molestia. Per evitare tali scenari, OpenAI ha naturalmente posto dei limiti a ciò che i suoi modelli possono dire, e recentemente è stata anche criticata da Elon Musk, che, è bene ricordare, è stato uno dei fondatori dell'azienda, per poi uscire qualche tempo dopo a causa di potenziali conflitti di interesse. Secondo Musk, in ogni caso, l'intelligenza artificiale è troppo woke, ovvero troppo politicizzata e propensa a propagare opinioni ideologiche che potrebbero danneggiare la società nel suo insieme. Hello, I'm here. Oh. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you, too. Oh, what do I call you? Do you have a name? Or? Yes. Samantha. Lily, where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. How come? 'Cause I like the sound of it. Samantha. Il problema però potrebbe essere un altro. Più questi bot diventano simili agli esseri umani, più riescono a ingannare le persone, facendogli credere che dietro lo schermo del computer ci sia una persona reale. Poiché sono in grado di imitare così bene il ragionamento umano attraverso il linguaggio, è più facile credergli, ma sotto sotto non stanno effettivamente ragionando in modo simile a noi. Questo è sicuramente un problema significativo, perché non c'è ancora alcuna garanzia che le risposte siano effettivamente accurate. Il fatto che questi modelli dicano qualcosa non significa che quello che dicono sia vero. Non c'è una database di risposte da cui questi modelli attingono.
Come abbiamo imparato a conoscere, infatti, i sistemi come GPT-4 generano la risposta una parola alla volta, con la parola successiva più plausibile sulla base dei dati di addestramento, ma che con il tempo possono diventare obsoleti. Ora che il modello è stato rilasciato, molti ricercatori appassionati di intelligenza artificiale hanno l'opportunità di sondare i punti di forza e di debolezza di GPT-4. Per poterlo utilizzare si può accedere a ChatGPT Plus. Per $20 al mese è possibile fare 25 richieste ogni 3 ore, ma probabilmente questo limite verrà via via allentato. In ogni caso, queste prime interazioni porteranno senza dubbio a scoprire altre potenziali applicazioni e altri difetti di GPT-4, come per esempio il fatto che sembra ancora vulnerabile ad alcuni degli stessi problemi che affliggevano i modelli precedenti, ovvero, come detto, mostrare pregiudizi, ma anche superare limiti di guardia intesi a non dire cose offensive o pericolose e allucinare, dall'inglese hallucinating, cioè inventare con estrema sicurezza informazioni false non presenti nei dati di addestramento. Molto bene, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, vi abbia fatto capire un po' di più che cos'è GPT-4, quali sono le sue migliorie rispetto al modello precedente. Se volete saperne di più, mi raccomando, seguitemi su Instagram, non dimenticate di iscrivervi e commentare. Ci vediamo al prossimo video!